I danni causati dal maltempo che ha colpito il Lametino e l'Interland tra il 20 e il 21 ottobre scorso ammontano a circa 25 milioni di euro, lo ha dichiarato l'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo durante un incontro con le imprese agricole e vivaistiche del territorio di Lamezia Terme, volto a sollecitare l'attivazione di un piano straordinario di manutenzione territoriale da parte della Regione. Durante la riunione, supportata da un video esplicativo, sono state illustrate le fragilità del territorio, i danni provocati dagli eventi alluvionali e le conseguenze sull'economia e sulla vita sociale della zona. E oggi siamo qui insieme al vicepresidente Pietro Paolo, su mandato del presidente Occhiuto, per incontrare sul territorio colpito le aziende che un mese fa hanno avuto danni nel settore agricolo, nel settore vivaistico. Sono aziende esemplari a livello nazionale che hanno avuto una grossa battuta d'arresto, con danni calcolati dai nostri uffici per circa 25 milioni di euro, che noi prontamente abbiamo anche inviato e trasmesso al Ministero dell'Agricoltura, delle politiche agricole, per avere eventualmente un ristoro. Noi già dopo qualche giorno dopo l'alluvione abbiamo voluto inviare una lettera perché l'attenzione politica si riversasse sul Lametino. Nel 2024, a differenza del 2018, perché noi avevamo già avuto un'alluvione nel 2018, non abbiamo fortunatamente avuto perdite di vite umane, e questo ovviamente ha reso probabilmente l'alluvione del 2024 mediaticamente meno interessante, ma non per questo meno drammatica. Abbiamo bisogno che si incominci a ragionare di un intervento serio e che vada fatto a partire da dove nasce il problema, perché sennò tutti gli sforzi che gli agricoltori, i consorzi, gli enti pubblici che hanno competenza in materia, ma hanno competenza solo sulle reti secondarie. Noi abbiamo bisogno di pulire le reti primarie e di, per far confluire tutti i lavori che facciamo, le acque che raccogliamo nelle nostre aziende devono per forza confluire nelle aree primarie.